facciamolo un grande applauso a questi tre artisti meravigliosi che hanno proposto ovviamente il tema di Pinocchio. Ok, buonasera e benvenuti a tutti quanti voi, Carnevale del Tirreno Amantea 2024. Salutiamo. Complimenti. Marcello Franco. A cura del gruppo Gli Sfidati di Longobardi. Gli Avengers sono i più potenti eroi della Terra. È una serie televisiva a cartoni animati prodotta dal Marvel Studios. Inizialmente dispone di un team basato sul roster dei Vendicatori originali, composto da Iron Man, Ant-Man, Hulk, Thor e Wasp. In seguito si uniscono al gruppo Capitan America, la Pantera Nera, Occhio di Falco, Miss Marvel e Visione, Spider-Man e altri. Dopo anni di assenza dalla scena, i ragazzi della vicina Longobardi sono tornati più carichi che mai con il loro carro Avengers, gli Sfidati! Oh,
Italia possiamo avanti sempre, pur avendo differenze di età, perché tu sei un po' più grande di me, vero Salvatore? Pochi anni però. Io sono più ragazzo di Salvatore. No, ah, è lui il ragazzo, è lui. Io sono un po' più grande però. Ci unisce questa passione per la musica, ci unisce. Ci siamo, il Comitato Santa Rita di Fiume Freddo Bruzio con il carro M&M's. Thank you.
having a sight, the girl made me roll your body. People come to sing the girl in this. Hey, shorty, what's happening? I'm not really scared, this thing rock and rock. You just bend it on over, over. Now get behind and you'll make it wild. Jump in the line, shake your body. Per circa 20 anni, ok, avevano preso un po' la, come si suol dire, i ferri del mestiere al chiodo, però in effetti ci hanno ripensato. We'll be right back.
Dio, Pellegrini, DJ, David Guetta. Super Mario è tra i più celebri personaggi creati dalla Nintendo. Lui e il suo fratello Luigi. Pronti? Guardate qui vicino alla console. Ci siete? Ci siamo! It's me, Mario! Let's go! Here we go! Scooby-Doo!
Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas con VIP, con VIP, ey. Saludos a tus tíos, me tiran un selfie, selfie. Pero que sean de raza. Esto me va en el movie pa' que la mami me va en su chapa. A mí me gustan las así, pero que sean de raza.
con Lilo e Stitch. Un applauso forte anche per loro. Bravi, bravi, bravi. Vi aspettiamo per il secondo giro, eh? A dopo. Sì, allora, mettiamo un po' di musica. Mettiamo un po' di musica. E ambientata tra gli anni 1720 e 1750, quindi in un'epoca storica. Ricorderete questo giorno come il giorno in cui avete quasi catturato Capitan Jack Sparrow! Siamo. Yeah.
E facciamo un applauso. Falconara Albanese si presenta qui al Carnevale del Tirreno 2024 con il tema Super Mario. Nel primo carro viene rappresentato il personaggio di Super Mario, mentre nel secondo carro il personaggio di Koopa. Gli amici di Torre Mezzo al Carnevale del Tirreno con Super Mario! It's me, Mario!
fare, ci metti un po' come aspettare ad un semaforo. Ci siamo, ci siamo. Thank you.
Vai, vai, vai. E noi siamo pronti ad accogliere. Allora la coreografia, il balletto lo facciamo. Faremo tutte le coreografie dopo. Questo lo facciamo quando inizierete il secondo giro, ma ovviamente prima la coreografia e poi inizierete il secondo giro. Ok, allora ripetiamo. Ci stanno sistemando tutti i cavi. Oh ragazzi, non ti vedo parlare però, liberamente, non parlo della coreografia. Scatenate di pure il ritmo di musica. Intanto scarri, man mano che arrivano, devono necessariamente passare la loro musica, altrimenti qui si impazzisce ovviamente, no? Perché da questo palco abbiamo, quanto abbiamo Matteo? 20.000, 30.000 watt, 40.000 watt, allora non provocateci perché altrimenti abbiamo le decime, che dice? Justin, poi dopo di che avremo prima di partire per il secondo giro, possiamo fare la nostra coreografia. Trasformare il carnevale di Amantea in carnevale del comprensorio. Io devo, parto dalla coda del presentatore e dico che è un grande ringraziamento per quello che è riuscito a realizzare e ad organizzare, va portato a Salvatore Campanella, al delegato ai grandi eventi, che purtroppo, come è stato già abbondantemente chiarito,
stasera non può essere qui per motivi di lavoro, in questo momento lui sta partecipando a una fiera a Rimini, ma credo che Campanella con la propria mente sia qui vicino a noi e ci stia forse anche guardando attraverso Zip. Un vero ringraziamento ai ragazzi di H perché hanno lavorato con forte determinazione nonostante le difficoltà. È difficoltà, è vero ragazzi di H, ne abbiamo avute veramente tante perché abbiamo avuto un percorso non certamente agevolato, anzi direi che il nostro percorso è stato ad ostacoli, ma nonostante tutto io sostengo che quando le cose si fanno con la dovuta passione e con la dovuta determinazione i risultati sicuramente non tardano ad arrivare. Ecco, il risultato è questa marea di gente che affolla Mantea e lo affolla e affolla. Fatemi sentire la vostra voce. E la affolla in serenità, in tranquillità, senza contrapposizioni. La folla con il ben preciso intento, ma il solo obiettivo di divertirsi e di farci divertire a tutti quanti. Io cosa devo dire? Che la forte valenza del carnevale in questo momento non è tanto questa serata, ma quanto quello che è successo in questi mesi nei quali i carristi hanno dovuto attendere alla formazione, alla organizzazione, al allestimento dei carri. Tanti ragazzi che si sono avvicendati, ognuno per la propria parte di competenza, ma tutti insieme hanno ottenuto questo grandissimo risultato. Io sono veramente felice questa sera perché questa città oggi si è vestita dell'entusiasmo di voi giovani e non è poca cosa ragazzi, avere questo entusiasmo, avere questa forma di partecipazione non è poca cosa. Credo che questa città veramente in questo momento stia testimoniando il cambio di passo. Noi continueremo su questa strada, l'impegno sarà sempre maggiore nell'interesse di questa città e di questo comprensorio. Credo che il nostro impegno non terminerà qui, prego gli amici di H di avvicinarsi. Massimo, so che So che in pendola bolle già qualche altra cosa, sono certo che questi ragazzi produrranno altre idee e daranno altre possibilità, daranno altre opportunità a questi territori. Forse è in cantiere anche una edizione estiva, che però noi dobbiamo concordare con chi ne detiene, come dire, la primogenitura che è il comune di Lago, e quindi ci rapporteremo con il comune di Lago, faremo delle discussioni e cercheremo di organizzare in collaborazione con il comune di Lago e non in contrapposizione con il comune di Lago. Ma in pendola bolle anche altro, noi stiamo lavorando per creare il cartellone estivo di comprensorio, non più solo del comune di Amantea. Questo sarà un passo veramente in avanti per riunire i territori e per far sì che tutto il territorio dia una risposta concreta e una risposta positiva. Devo dire, prima di congedarmi, anche perché l'ho fatto abbastanza lunga, una cosa sola, devo dire che un ringraziamento veramente sentito va a tutti gli altri carristi che in questo momento sono assenti ma che hanno dato lustro alla manifestazione di martedì scorso, e li cito per ordine: i carristi di Falconara, i ferristi di Fiume Freddo, i carristi di Torremezzo, i carristi di Longobardi, i carristi di Cleto e di Campora San Giovanni. Io devo ringraziare tutte queste maestranze, perché è giusto chiamarle con questo nome, perché quando si possono ammirare queste opere d'arte, le opere d'arte vengono fatte da gente che ha nel cuore la passione e che ha nel cuore la voglia di ben figurare. Io in questo momento credo di aver esaurito tutti gli argomenti possibili e immaginabili, ma forse anche la vostra pazienza. Chiudo dicendo che questo non è un punto d'arrivo.
questa è una tappa di partenza. Andremo avanti, andremo avanti, costruiremo, faremo in maniera tale che il carnevale diventi veramente il carnevale del comprensorio, e speriamo che con le prossime edizioni si possa allargare ancora di più l'orizzonte e si possa dare lo spazio a tutte le maestranze per poter lavorare con il dovuto tempo. Grazie a tutti, divertitevi. Grazie a tutti, di nuovo, arrivederci. E in particolare al nostro assessore Salvatore Campanella, che ci ha creduto fin dall'inizio e ci ha dato la possibilità di creare tutto questo. Beh, io oserei dire che se questa sera siamo qui è veramente, veramente per la grandissima insistenza di Salvatore Campanella, che ci ha creduto oltre ogni ragionevole limite. Ogni oltremuro ha creduto in noi. Volevo ringraziare tutte le persone che sono qui presenti, come ha detto il sindaco, il gruppo dei carristi, quelli presenti oggi, ma anche quelli presenti martedì. Il gruppo dei commercianti che ci ha sostenuto come non mai quest'anno, devo dire la verità, non ho ricevuto il no da nessuno. Alle ragazze che ci sono scritte, hanno fatto anche sì che il carro prendesse un po' di forma, le coreografe e tutto il resto. E poi un grazie anche ai miei colleghi dell'associazione che sono qui, perché senza di loro non sarei nessuno. Siamo un gruppo fantastico e non ci siamo fermati davanti a niente. Ringrazio il gruppo di Belmonte che quest'anno non ha fatto un caso, torneranno l'anno prossimo. Ma sono qui con noi e ci sono sempre stati. Cristina Ranieri, non so dov'è, scusami se in questo periodo ti ho stressato un po' troppo. Sta cambiando qualche pannolino, mi dico. Ora non mi rilevo che a parlare non sono tanto fuori, mi faccio prendere un po' dall'ansia. Lascio la parola al nostro direttore artistico, Massimo, che è molto migliore. Massimo, a te il cubo. A Matteo! A Matteo! A Matteo! Tutti hanno detto tutto loro, il sindaco e il vicepresidente. Dite voi, allora tu che dici? Io poco ormai è già stato detto tutto. Io però voglio ringraziare i vecchi carristi che sono i fondatori dell'associazione H, che si è sempre battuta perché questo potesse avvenire. Grazie ai vecchi carristi, al presidente Maioni che in questo momento non c'è. E all'amico Salvatore Campanella che non è in sede. Poi grazie a tutti voi, grazie all'associazione H, grazie a tutti, dei programmi ne parleremo poi in seguito. Lasciamo spazio alla folla. Io però, perdonatemi, devo ricordare la voce storica del Carnevale di Amantea, Franco Furgiuele! Pappo, ovunque tu sia, se mi ascolti, e mi auguro di sì, c'è una parte di te questa sera. Grazie, Franco, anche per le bellissime giornate a Radio Sole. E chi è anzianotto come me si ricorda Radio Sole e si ricorda le radio libere, che ad Amantea erano tantissime. Dobbiamo ritornare a quello che fummo. Dobbiamo ritornare. Poi un ringraziamento a Fiorella Veltri, dov'è? Eccola qua, la nostra presentatrice. A Maurilio Pellegrino, dove ti sei nascosto? No, non si può nascondere lui, mica è piccolino, eh? E poi all'amico Marco Dignitoso, che però non ce l'ho qua in questo momento,
il nostro grande amico DJ e poi niente, chiedevo, basta, non ringrazio più nessuno, grazie a voi, il carnevale è vostro, buona serata! Buonasera a tutti. Allora, volevo dire una cosa importante. Per quanto riguarda il carnevale, noi l'abbiamo fatto pensando ai bambini. Sul palco, dobbiamo
un secondo. Voglio ringraziare e salutare il gruppo, i bravi ragazzi. Voglio bene. Grazie a tutti. E ci mettiamo dietro le bombe. Ringraziamo Zippa 29 per le dirette e per le riprese che ritroveremo sui social, su Facebook e sul canale YouTube, vero? Grazie Zippa. Grazie mille. Il gruppo Cromatica, come già ringraziato, le famiglie Delizia e Suriano per la concessione del capannone. ICS No Limits e la Prologo di Campora San Giovanni per la concessione dei carrelli, la dirigente Licia Marozzo per la concessione della palestra della scuola Pascoli al fine di poter provare le coreografie, Anna Marigliana, Antonietta Murno, Giulia Onte e Tecola Roe per le coreografie, William Guido per il supporto, Cicli Cima per la fornitura dell'energia elettrica nella fase iniziale dell'allestimento dei carri, Enzo Alfano e Sergio Guido per la loro infinita disponibilità, la famiglia Ruggero Riccardi di Campora per il trasporto dei carrelloni, i fratelli Gianni e Antonio Pagliaro per l'impegno di forze e mezzi propri durante l'allestimento dei carri e la buona riuscita di tutta la manifestazione. Grazie mille! Ok. E un attimo, io devo dare un appuntamento, caro sì, Maurilio, perché vi diamo l'appuntamento al Carnevale del 2025, 1, 2, 3, 4 marzo, con il ritorno dei gruppi storici! Un grandissimo applauso, veramente una notizia sensazionale, veramente un traguardo. Allora, adesso abbiamo una grande esibizione, vero Maurilio? Sì, allora, ovviamente. E nel frattempo però... volevo chiedervi di fare spazio, così iniziamo a preparare le coreografie, grazie. Solo i gruppi dei carri al centro della carreggiata, tutti gli altri per favore dietro le corde. Ok, grazie. Allora, vieni anche tu un po' più dietro, altrimenti entriamo con le cose nelle casse esterne. Allora, io ovviamente vorrei ancora sottolineare, non perché sono di parte, ma vorrei ringraziare questo gruppo fantastico che si chiama Cromatica DJ Sloop, e ovviamente perché? Perché anche noi abbiamo dato questo contributo per la realizzazione di questo meraviglioso carnevale del Tirreno 2024. In ordine sparso, ovviamente non certo per importanza, siamo tutti uguali, dico che ovviamente ne faccio parte io, sono Maurilio Pellegrino DJ, alle mie spalle Giuseppe Fulgiuele alias Pablo DJ, Diego, DJ Justin, che sono tutti e due in console, vi faranno divertire subito dopo, Enzo Lago, che non so da dov'è, comunque li invito, ovviamente invito tutti i componenti ad arrivare qui sul palco per la prosecuzione, la parte finale dei ringraziamenti. Dopo il DJ set, Enzo Lago, dicevo, Salvatore Socievole, Anto Mix, Mario Rizzo e ovviamente non ultimo Marco Dignitoso. Grazie a tutti quanti voi per la collaborazione. Grazie. Lasciatemi cantare. Iniziamo ad aprirvi, nel frattempo, caro Maurilio, presenta il nostro ospite. Noi ovviamente abbiamo un fenomeno che sta crescendo qui nel nostro territorio, fenomeno artistico dicevo per l'appunto, e quindi io sono, come dire, Enzo Pellegrino, dottor Enzo Pellegrino. E allora, mentre noi qui chiediamo sempre ai carri dietro di spegnere Matteo, la musica, che è il nostro fonico di palco, ovviamente molto meticoloso, molto professionale, e salutiamo, ovviamente ringraziamo anche Politano Service. E allora, io direi, se Fiorella allora, si occupa della creatività, vediamo un po'. Ci siamo, voi siamo pronti per la coreografia? Ok, sì, ci siamo. I carri dietro, sempre spegniamo la musica, grazie.
E allora, una cosa importantissima, vorrei che tutti i carri dietro mettessero a zero ovviamente i loro decibel, altrimenti si crea confusione. È vero che noi qui abbiamo Matteo pronto a sprigionare i 40.000 watt dell'impianto, però dicono che poi ci arrestano, quindi ovviamente non glieli facciamo sprigionare tutti, però ovviamente dobbiamo adesso mettere la colonna sonora di questo meraviglioso carro. E allora, loro si chiamano i The Boys. Il carro è il Dia de los Muertos. Il giorno della morte è la traduzione del tema scelto, un misto tra satira e allegria, dove ne fanno da padrona gli orrori come ad Halloween, ma in realtà celebra la vita con gioia, spensieratezza e un pizzico di follia. Al carnevale e al Tirreno, i The Boys di Amantea con il Dia de los Muertos! Nunca más os dejaré.
Perché questo è il carnevale del Tirreno di tutto il comprensorio. Eccoli, i The Boys sono il Dio dello Sguardo. Okay. Adesso sempre perché. Grazie ragazzi. Allora, intanto vi ringraziamo, però la nostra Fiorella ora, che ha detto alla viabilità. Lasciamo libero il passaggio. Facciamo proseguire. Mi può interessare come all'amministrazione. Basta, ho salato, basta! Brava la proposta! Facciamo recitare il caro dei The Boys! Allora, più velocemente possibile! Lasciamo libero quel passaggio, per favore! Questa via ovviamente di fuga qui, via Baldacchini, deve essere lasciata completamente libera per il mondo. La ripartenza del carnevale. Dato per la prima volta in mano all'associazione H. Non vogliamo dare dei meriti a nessuno, tutto quello che è stato fatto in passato è stato eccezionale, diamo i meriti comunque per tutti gli anni in cui il carnevale si è evoluto, ma i tempi cambiano e i carristi per il momento diventano i veri attori, i veri artefici della spirata dei carri. E per questo tutta l'amministrazione comunale è stata vicina all'associazione H che in questi mesi hanno cercato di rifondare dal basso, dal nulla, quello che un po' si era perso alla Mantea. L'associazione H ha saputo riaggregare di nuovo i carristi di vecchia generazione come il ritorno del Carioca, che ha segnato comunque un'epoca nei carnevali passati. È doveroso il ringraziamento verso i colleghi dell'amministrazione comunale che mi hanno consentito di effettuare questa manifestazione e proporla a livello tirrenico, e quindi io sono grato anche a tutte le associazioni che hanno partecipato in questo carnevale, come l'Auser, il Queen, il Rosa di Almantia e Lions. Devo ringraziare soprattutto i DJ del gruppo Cromatica, con cui sto lavorando già da un anno a questa parte, ed è un gruppo fantastico, si sono messi a disposizione per i ragazzi in tutto e per tutto. Quindi questa è la cosa più importante che noi dobbiamo tenere in considerazione. Io vi faccio un saluto e vi stringo tutti perché questo è il futuro di Amantea e noi dovevamo dimostrare che il carnevale era una festa che tutti aspettavano e l'evento di massa per eccellenza che Amantea merita di avere in questi anni. Grazie, grazie, grazie a tutti. Bene, grazie. Grazie.
Thank you.
Fate presto perché vi vogliamo di nuovo qui, fate il giro veloce, fate un warm up. Eccolo! Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas con VIP, ey. Saludos a ti. Thank you.
Thank you.